Ed è arrivato il momento dell'angolo del verde, un momento che io amo moltissimo, amo cucinare, ma un'altra mia grande passione per me sono le piante. Buongiorno Jessica, buongiorno. Benvenuta. Buongiorno Maria, grazie. Anzi, sono io benvenuta nel tuo mondo, bellissimo. Grazie, sei la benvenuta. Queste sfere, queste... come chiamarle? Perle di muschio. Perle di muschio, che hanno un nome ben preciso. Esatto, si chiamano Kokedama. Kokedama? È un'antica arte giapponese. Kokedama significa appunto sfera di muschio. Sembra difficile, ma in realtà oggi vi mostreremo che anche voi a casa potete fare il vostro, la vostra perla di muschio. Esatto. E Jessica ci insegnerà come. Esatto. La prima cosa che bisogna fare è avere il muschio. Questo esatto. Lo puoi acquistare? Assolutamente. Lo acquisti? Questo è muschio italiano, siciliano. Va trattato, va pulito leggermente. La nostra creazione botanica inizia così. Si prende il muschio. Quindi di avere un quadrato abbastanza grande esatto, quanto una mano? Esatto, grande come il palmo di una mano. Si vaporizza, creiamo... Deve essere un terriccio normale, qualsiasi? Adatto alla pianta che andremo ad avvolgere nella sfera di muschio. Che oggi è? Oggi è la tradescanzia. Ha bisogno di una parte di terriccio semplice e di una parte di terriccio per succulente, per cactacee. Poi vado a creare la mia perla di muschio. Proprio una sfera, stringendo. Esatto. Una volta formata la sfera, possiamo provare, per vedere se l'abbiamo compattata bene, ad appoggiarla. Se non si apre, se non si apre, è perfetto. Questa è la prova del 9. Proverò a farla anch'io dopo. E una volta creata la nostra sfera... Un filo di cotone. Esatto, prendo del filo in cotone. Sì. Mi aiuto avvolgendolo sulle dita per non perdere l'inizio. Ok. E inizio a... fare questa legatura tutto intorno, esatto, che serve a mantenere il muschio. Ovviamente il filo di cotone è temporaneo, perché il muschio, essendo un elemento vivo, andrà poi a fare le radici, quindi sarà lui stesso a mantenere la perla di muschio. Serve solo per dare la forma. E comunque possono farla anche i bambini, perché so che voi fate dei corsi anche per bambini. Noi facciamo laboratori creativi per adulti e bambini e li facciamo, sono stati ideati appunto per far riscoprire ai bambini la natura, ma soprattutto per aiutarli a far prendere cura di una pianta. Con questo andiamo a creare una legatura. Che è questa? Questa resta? Esatto, che resta. Per bellezza. Esatto, serve a rendere... ancora più bello il nostro Kokedama. Poi dobbiamo prendere, dobbiamo servirci del bastoncino in bambù e utilizzarlo per incastrare. Poi dobbiamo fare un piccolo nodo. E tagliare. E tagliare. Esatto. Guardate che meraviglia. E questo come va curato? Si cura semplicemente nebulizzando con l'aiuto di uno spruzzino dell'acqua decantata. Quindi dobbiamo riempire una brocca, una bottiglia e lasciarla per 24 ore in modo tale che il calcare si deposita. Esatto. E guardate che meraviglia, una creazione botanica. Io ti ringrazio Jessica. Grazie, guarda. A te, Maria, grazie. Mi raccomando, da casa mandate le foto, voglio vedere la vostra creazione botanica. E con Jessica ci vediamo settimana prossima per Presto. Un'altra creazione. Sono non molto vedo l'ora. Curiosa, anch'io non vedo l'ora. E noi andiamo a scoprire l'ultimo ingrediente perfetto di questa puntata.